Sì. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gloria Fort e per quest'anno sono referente del gruppo di lavoro, turismo e commercio del MITA di Venezia. Entro immediatamente nel vivo dell'argomento del nostro incontro con l'immagine di un crimine, con la scena di un crimine, immagine della campagna contro la contraffazione del 2014 della prefettura, del comune di Venezia e dell'università. Il delitto è ambientato a Venezia e l'immagine tappezza la città. Testimoni, forse 25 milioni, forse più, non lo sappiamo, di turisti che in quell'anno in modo disordinato hanno percorso la città. E i turisti non sono soltanto un ottimo potenziale, un grande bacino di utenza per il mercato dell'illegalità e della contraffazione, anzi delle contraffazioni. Perché si parla di contraffazioni di prodotti, ma ci sono anche contraffazioni di servizi o contraffazione, peggio ancora, alimentare. I turisti sono anche testimoni, esportatori di un'immagine del nostro paese che, se è negativa, ci torna indietro a boomerang, uccide il Made in Italy, uccide le realtà produttive, uccide il turismo stesso. E non possiamo permettercelo. Quindi di turismo sostenibile, che è anche sicurezza, che è anche condivisione con i residenti, con i locali, dei benefici, che è rispetto del patrimonio, gestione dei flussi, di questo si parlerà in questo nostro incontro. Saluto Marco Da Villa, parlamentare veneziano del Movimento 5 Stelle e membro del MITA di Venezia, che presenterà relatori e ospiti e modererà questo incontro. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite bene anche così? Sì. Sì? Ok, allora proviamo a procedere senza microfono, ma è significativo che ci troviamo a parlare di questo tema oggi che inizia il carnevale, che è un po' il grande simbolo di quello che vive Venezia col turismo. Il turismo è la vita e rischia di essere la morte di Venezia. È la vita perché dà da vivere, da mangiare a tante persone da tanto tempo, è un'industria florida a Venezia, ma come ogni industria ha delle esternalità che abbiamo imparato a conoscere di più, magari con i temi ambientali, ma che stiamo constatando anche su questo campo, sul piano culturale, sul piano culturale, sul piano turistico, e quindi queste esternalità non possono non essere considerate perché rischiano di portare alla morte di quello che è l'essenza e la fonte che permette poi questa ricchezza, questo arricchimento del turismo, no? Come una cava, se noi utilizziamo la città, le sue bellezze, la sua ricchezza culturale come una cava, noi a un certo punto come una cava arriveremo all'esaurimento della materia prima che permette tutto ciò, e quindi è importante che ci sia un equilibrio, è importante trovare soluzioni e quindi oggi cercheremo di parlare un po' di questo. Parleremo con Mattia Fantinati, che è un mio collega alla Camera dei Deputati, membro della Commissione Attività Produttive e della Commissione Anticontraffazione, e quindi Mattia ci darà uno spaccato di quello appunto che è la contraffazione e eventualmente le misure per contrastarla, che sappiamo essere una delle piaghe, come è stato detto prima da Gloria, della nostra città, per cui non si può parlare di Venezia e di turismo se non toccando anche questo tema. Dopodiché interverrà Erika Baldin, che è nostra consigliera regionale. Sapete che, almeno finché non interverrà, e dopo diremo due parole, la nuova riforma, ahimè, costituzionale, e speriamo che non arrivi, dal nostro punto di vista ovviamente, però finché non arriverà appunto la nuova riforma, non arriverà a compimento il percorso della nuova riforma costituzionale, il turismo è prettamente competenza regionale, quindi dal punto di vista costituzionale il turismo è una competenza delle regioni e non compete, se non in piccole parti che eventualmente dopo toccheremo, i livelli quindi più centrali dello Stato e quindi il Parlamento. E poi so che tra il pubblico dopo ci raggiungerà il professor Fabio Carrera, che è professore alla al Worcester Polytechnic Institute in Massachusetts, negli Stati Uniti, e poi sentiremo altri interventi, alcuni sono già registrati, li annunceremo e poi vedremo di procedere anche con interventi del pubblico. Quindi io lascio la parola a Mattia Fantinati e buon proseguimento. Siamo alla fine. Vi propongo di fare l'applauso finale per tutti quanti. Non interrompere un'emozione. Andiamo qua sotto magari se... Beh, grazie a tutti, grazie dell'invito. Anch'io da Veneto, quando poi parlo di cose, quando parlo di turismo a Venezia per me è sempre un onore. Abbiamo sempre detto che Venezia non è soltanto dei veneti, non è soltanto dei veneziani, è un patrimonio del mondo, penso, che ci rende famosi in tutto il mondo. Ed è questo che voglio farvi capire nei miei prossimi 10-15 minuti di discorso. Quello che voglio farvi capire è che facciamo un ragionamento insieme di che cosa serve al turismo e che relazione c'è con la contraffazione. Noi in questo mio piccolo discorso cercheremo di vedere quali sono queste due cose, come possono incastrarsi tra loro, che danni ci sono e che benefici portano, e come si può combattere, quali sono i benefici che possiamo ottenere. Io, siccome faccio parte della commissione con Marco, mi occupo anche di turismo, sicuramente a Imola ho parlato proprio per il Movimento 5 Stelle di questo tema, e a questo punto bisogna fare delle scelte. Io credo che quello che manchi fondamentalmente all'Italia è un piano turistico, cioè cosa vogliamo fare nei prossimi 10 anni, dove vogliamo andare e che cosa vogliamo diventare. Ci sono tanti stati che l'hanno fatto, la Spagna l'ha fatto, la Francia l'ha fatto, la Germania l'ha fatto, noi no. E qualcuno con anche, secondo me, con anche degli errori, tipo la Spagna ha voluto aumentare, fare un turismo di massa, aumentare ogni anno il flusso turistico, che può anche essere una scelta ragionevole, però capite che per aumentare il fatturato, cioè per avere sempre lo stesso fatturato ogni anno, a fronte dei turisti che arrivano e spendono sempre meno, devo far arrivare sempre più turisti, quindi devo sempre creare più strutture, devo cementificare, devo costruire i grandi alberghi. Io credo che la soluzione per l'Italia sia un po' diversa. Io quello che farei è cercare di avere magari sempre gli stessi turisti, ma cercare di in qualche modo da ricavare sempre maggior fatturato, perché noi le capacità, le potenzialità ce le abbiamo. Questo deve essere legato a una qualità. Noi dobbiamo dare un turismo di qualità, dobbiamo dare un'emozione al turista che viene qui, perché i nostri dati ce lo dicono che comunque chi viene ormai spende sempre un po' di più, è disposto a spendere, anche perché magari riduce i suoi giorni di permanenza. Dati, signori, non del Movimento 5 Stelle, dati di Confindustria, quindi una situazione totalmente slegata a noi. E quindi se noi vogliamo vendere, dobbiamo vendere quello che sappiamo fare, le nostre eccellenze. Ora, parlando di contraffazione, io vi posso fare una domanda: chi di voi, e mi metto anche in mezzo io, non ha mai comprato un oggetto contraffatto? Chi di voi non ha mai comprato una borsetta di Gucci finta, eccetera, eccetera? Uno? 2, 3, 4, 5, basta, perché sono io e sono in difetto. E sinceramente allora, facciamo un'altra domanda. Chi non ha mai scaricato musica da internet? Basta, questa è trabocchetto. Allora, effettivamente non si tratta noi, quando io dico, quando vado ai convegni della contraffazione, noi siamo adulti, abbiamo, la contraffazione non è nelle nostre corde, perché magari non ce l'hanno insegnata da piccoli, non ci hanno educati in questa cosa. Ecco perché secondo me è fondamentale, sono fondamentali convegni come questo, perché dobbiamo educarci a qualcosa, soprattutto magari anche estendere, portare un messaggio magari ai nostri figli nelle scuole eccetera, perché bisogna far capire che la contraffazione è un danno. E basta andare anche a sentire, a chiedere magari perché compri quella borsetta falsa, e sento tantissimi, io ho fatto anche dei sondaggi, anche perché faccio parte della commissione contraffazione, chiedo: ma come mai hai comprato questa borsetta falsa? Perché con la crisi costa un po' meno. Falso. Io ho visto gente che può tranquillamente permettersi la borsetta vera, che si compra la borsetta falsa. Io la compro perché magari facendo così io, vabbè, do 4 soldi a chi magari col tappettino non se lo può permettere, perché effettivamente ha una situazione un po' disagiata. Signori, falso. La contraffazione non è chi vi vende la borsa sul tappettino per strada, la contraffazione è il racket che ci sta dietro. Queste persone sono in schiavitù da cosche, da clan, si parla di 50 clan della camorra legati alla contraffazione. Il 20% del fatturato di questi viene dalla contraffazione, e loro, chi vi vende le cose, chi produce le cose, sono trattati come schiavi. A loro non date nulla quando andate a comprare l'occhiale oppure la borsetta falsa, tenetevelo in mente. Quando con la commissione anticontraffazione siamo andati a Prato, abbiamo aperto insieme con la Guardia di Finanza questi garage dove vivono in schiavitù, trovi dei poveretti, e tantissime chiudono un garage, arriva la polizia, prende una fabbrichetta, la chiude, loro dopo 2 giorni l'hanno riaperta da un'altra parte, veramente senza aria, senza finestre, senza luce, senza nulla. E in tutto questo la ditta dove sta? La ditta molto spesso è un'azienda italiana, fatta di titolari italiani con sede in Svizzera. Questo noi certe cose dobbiamo dimenticarle, perché molto spesso noi ci consideriamo vittime magari della contraffazione, ma molto spesso noi italiani, e questo faccio un appello anche alle società di categorie, che chiaramente chi vende materiale contraffatto fa concorrenza sleale. Quando io parlo con l'associazione di categoria dico sempre: voi, secondo me, queste aziende che fanno questo tipo di mercato dovreste segnalarle e, signore, dire: noi non fai parte della nostra associazione. Questo secondo me dovrebbe essere una cosa molto molto importante. Sono stato anche ad un incontro al Vinitaly dove facevano assaggiare un olio contraffatto e un olio invece extravergine puro italiano. Io ho provato, li ho assaggiati tutti e 2, io non sono esperto di olio, sono un consumatore normalissimo, non mi accorgete, io non mi sono accorto della differenza. Che cosa vuol dire? Che ormai hanno raggiunto un livello talmente perfetto, talmente bravo, sono associazioni, ci sono delle associazioni, delle imprese, che difficilmente, anche della qualità finale, è difficilmente riconoscibile. È successo ad una nota azienda che fa borse e pellami, che loro praticamente hanno fatto vedere a un tecnico una borsa contraffatta, e questo tecnico non ha detto: questa è contraffatta perché è qualità scadente, questa è contraffatta perché... ha detto: no, perché questo tipo di chiusura della cerniera in campionario non c'è. Quindi capite che stiamo parlando di 2 prodotti assolutamente uguali. Ecco perché noi diciamo contraffazione viene anche dalla delocalizzazione, signori. Le aziende prendono questa sovrapproduzione che magari fanno fare all'estero, magari aziende che hanno preso incentivi statali, e poi dopo le rivendono qua, che sono magari aziende italiane. Io non voglio sempre dire che la colpa sta di altri. Ecco perché dobbiamo in qualche modo educarci a sapere. Quando noi compriamo un prodotto contraffatto facciamo un danno, perché compriamo un prodotto di qualità discutibile. Magari sicuramente queste aziende sono irregolari, quindi non pagano le tasse, magari non hanno neanche i requisiti che servono alle aziende, diciamo, oneste per la tutela dell'ambiente. Queste qua molto spesso se ne fregano, non ti danno un prodotto sicuro. Dopo magari degli esempi li vediamo tutti insieme. Non ti danno un prodotto sicuro, chi lavora non dà la sicurezza ai propri lavoratori come dovrebbe essere, e quindi state di concorrenza sleale. E anche, soprattutto, perché prima parlavamo di camorra, di mafia, perché effettivamente prima abbiamo visto quanto vale per questi la contraffazione e quanto è, e poi pensate che la contraffazione per loro è molto meglio del racket, perché io del racket devo fare qualcosa di illegale, devo andare a vendere magari della droga, devo magari fare degli atti di violenza. Lì posso tranquillamente dire: se tu non vendi nel tuo negozio le borse contraffatte, io ti brucio il negozio. Questo è un nuovo modo che la criminalità organizzata sta entrando piano piano nei nostri negozi. Voi non vi sognereste mai di comprare della droga fuori, perché è una cosa sicuramente illegale, perché vi hanno educati che la droga sicuramente non si compra, però nessuno ci ha educato al tema della contraffazione. E soprattutto noi, adesso vi parlo da legislatore, e dal punto di vista legislativo, perché è vero, se c'è da un punto di vista, diciamo, di educazione, deve esserci l'altro punto da parte della legge. E per noi ci sono delle falle nella legge, sicuramente. E questo perché? Perché dal 2009, dall'entrata del governo Berlusconi, è stato depenalizzato il reato di fallace indicazione. Cioè, se io faccio un'etichetta e ci metto una bandiera italiana, scrivo che magari è made in, fatto in Italia, prodotto in Italia, prima era un reato penale, perché era giustamente un imbroglio, io ti imbroglio il consumatore. Ora invece è un illecito amministrativo. E ora, se sei qualche imprenditore, vi spiego bene la cosa, vi spiego anche come si imbroglia. È molto semplice. Prima etichetta falsa, reato penale. Ora la legge è un po' cambiata, è stato trasformato in una multa. Cioè, io apro un'azienda, chiamo Fantinati Camiceria Italiana, vado a fare le camicie in Bangladesh, mi arriva una camicia, io metto il mio marchio sulla camicia perché posso, la confezione Fantinati Camiceria Italiana, che è la mia camicia fatta in Bangladesh, e poi la metto sugli scaffali. Per legge non faccio nessun reato. Prima il controllo era alle dogane, quindi quando arrivava la merce. Ora l'imprenditore con un'autocertificazione posso dire, secondo la legge, che io mi sistemerò nel momento della commercializzazione. Quindi la Guardia di Finanza dovrà riconoscere sugli scaffali che quella camicia di Fantinati Camiceria Italiana è una camicia che in realtà io ho fatto in Bangladesh, quindi già capite la difficoltà di riconoscerla. E anche nel quel caso mi venisse da me la Guardia di Finanza a dirmi: guarda, questa qua tu scrivi Fantinati Camiceria Italiana, con le camicie te le fai in Bangladesh, caro mio, questo è un illecito. Sì. Anche se per caso mi beccano, io alla fine pago una multa. Quindi è chiaro che a me in quelli che conviene. Ecco perché una delle nostre proposte è: dobbiamo dare forza all'Agenzia delle Dogane, a chi effettivamente fa i controlli sul territorio, e dobbiamo far sì che la contraffazione torni ad essere un reato penale, perché è un imbroglio al consumatore. Stessa cosa dall'altro capo, quando si parla di contraffazione alimentare. E vi porto degli esempi. La criminalità organizzata ha il controllo della mozzarella di bufala E qual è la cosa negativa? La cosa negativa è che se c'è un consorzio di produttore di mozzarella di bufala e magari vende negli Stati Uniti, se uno di questi magari imbroglia, ne va di mezzo tutto il consorzio. Ecco perché dobbiamo essere vigili anche con chi facciamo le associazioni di categoria, con chi facciamo le associazioni di imprese, con chi non ci consorziamo. Stessa cosa, per esempio, a Trapani è stato accertato che alcune famiglie mafiose prendevano del pesce arrivato dalla Tunisia e mettevano il marchio Made in Italy. Addirittura, io che vengo da Verona, dove è molto famosa la fiera del Vinitaly, signori, su Amazon.com con 45 € potete comprarvi delle polverine, farvi il Barolo, farvi il Merlot, con delle essenze di vaniglia, ciliegia, eccetera eccetera. Prendete, mettete delle bustine, delle polverine nel bicchiere, acqua di rubinetto, miscelate, 45 € ed è il Merlot. Capite il messaggio che noi andiamo a dare all'estero? Come si fa a far capire a uno che effettivamente un ristorante che ti mette 20, 30, 40 € una bottiglia di vino, che questo fatto in Italia, fatto dalle nostre vite, fatto dalla nostra cultura, non è un ladro? È molto difficile, è molto difficile. È chiaro che la contraffazione alimentare prima di tutto viene da noi. Allora, siamo effettivamente, come si diceva, le vittime? Beh, non sempre. Ci sono delle ditte, per esempio italianissime, che prendevano delle bottiglie, mettevano del frizzantino, compravano le bottiglie di vetro dal Piemonte, loro avevano sede nel sud Italia, facevano arrivare tutto a Roma, li imbottigliavano, etichetta finta, champagne, chandon, eccetera. Queste sono aziende italiane, sono aziende nostre che devono essere denunciate. Una cosa che noi abbiamo sempre chiesto, ma in una battaglia che richiamava anche un servizio sulle Iene, sulla conserva di pomodoro. Stesso esempio, vedete come modificano la legge, come cambia la legge. Si può imbrogliare con l'olio. La quantità della Comunità Europea prevede che io possa tagliare l'olio fino al 30% con altri oli. Cosa posso fare? Io posso prendere il mio olio italiano, allungarlo con olio tunisino fino a un 29%, lo faccio arrivare in Italia, lo imbottiglio in Italia. C'è una legge che dice che l'olio prende, nel caso di miscele di più olio, prende la destinazione dove viene imbottigliato, io lo faccio uscire come olio extravergine. Allora, il tema qual è, signori? Il tema è che un consumatore deve essere informato. Poi lui può decidere se comprare le cose fatte in Asia, poi lui può decidere se può comprare le cose fatte in Italia, ma io quando vado a fare la spesa devo sapere ciò che compro. Fate molta attenzione alle etichette, che è quello che c'è scritto, perché la bandiera italiana non è sinonimo di italianità. L'ultimo tema che si parlerà, che ho tra l'altro, parla sempre di contraffazione, anzi soprattutto magari fa riferimento ai prodotti che trovate, questi sì, sui tappetini. Vi faccio un esempio di un ragazzino, un bambino, un neonato, un piccolo Arci, che a 9 mesi fece la cosa più normale che un bambino possa fare: si addormentò sul divano di casa. Questo divano era stato trattato con un fungicida e questo bambino gli venne una dermatite cronica e praticamente rimase tutto segnato sulla pelle e nel viso. Il cromo esavalente è una sostanza che in natura non esiste, è usata in molti prodotti, in molte scarpe che vengono dai paesi asiatici, anche non contraffatti. A contatto con la pelle questo può provocare una dermatite cronica in molti casi. Quindi pensate voi d'estate, quando mettete delle scarpe che costano poco, che avete comprato magari guardando soltanto il prezzo quando le indossate senza calze. Ecco perché e soprattutto c'è un grande uso di sostanze nocive nel colore blu. Di fatto manca una normativa. Questo sarà il tema di un prossimo convegno che farò per lanciare una proposta di legge sulla moda tossica, perché effettivamente c'è una parte di moda che è tossica. Ci sono aziende italiane che hanno deciso di non usare più quei prodotti lì. Sono aziende a cui va tutta la mia stima e tutto il mio rispetto. Perché? Perché di fatto anche lì manca una normativa. Sono codificati dei valori per certi prodotti, ma mancano di fatto una cosa omogenea, strutturale. Per noi questa è una priorità che il paese, secondo me, un paese civile dovrebbe fare. Di fatto chiudo, signori, chiudo dicendo, ricordando quello che ci siamo detti. Quando andate a comprare una cosa contraffatta, quando una cosa contraffatta, si vede la punta dell'iceberg, si vede chi la vende. Dietro, signori, andate a alimentare le mafie, andate a alimentare la criminalità organizzata, andate a chiudere dei negozi che lavorano onestamente e molto probabilmente, anche in un periodo di crisi, il vostro vicino che ha perso il lavoro, visto che la contraffazione ci costa 100.000 posti l'anno, forse è vittima anche di quella scelta. Grazie a tutti. Ringraziamo Mattia, io sono un po' preoccupato perché ho comprato delle scarpe blu di recente e dovrò quindi verificare questa cosa. Scusate, era una battuta casamazzizzare, ma sono veramente argomenti importanti. Adesso proseguiamo, il nostro incontro virerà più sul tema principale che è il turismo, turismo che appunto in una città come Venezia forse è vissuto in maniera diversa rispetto ad altrove, cioè spesso il problema principale è come valorizzare le ricchezze di tutto il territorio italiano, la varietà e la ricchezza del nostro paese, mentre Venezia ha il problema inverso in qualche modo, cioè cercare di levare il peso che il turismo ha sulla città, sui suoi abitanti, come il turismo impatta sui monumenti tramite l'aumento anche dell'inquinamento che creano alcune realtà come le grandi navi e quindi appunto questo sarà poi nel prosieguo anche uno dei nostri temi e non si può parlare di turismo, come dicevo prima, senza parlare della prossima riforma costituzionale o quello che sarà il panorama della nostra nuova Costituzione, se speriamo di no dovesse prendere forma e piede. E il tema qual è? Che la famigerata riforma del 2001, titolo quinto, che ha ridefinito un po' le competenze all'interno appunto della Costituzione tra Stato, Regioni e enti locali, ha di fatto demandato totalmente alle Regioni il tema del turismo, la materia del turismo, e questo sicuramente è stato un autogol che il nostro Paese ha fatto. Perché? Perché non c'è stata una capacità, probabilmente per il campanilismo che ahimè forse ci connota anche un po' come italiani, di un coordinamento tra le varie regioni per avere una politica nazionale che ci presentasse all'estero in maniera chiara, in maniera unitaria. Sappiamo i fallimenti di alcune iniziative come Italia.it, milioni di euro buttati per un sito assolutamente inutilizzato e inutilizzabile. E quindi se dobbiamo riconoscere a questa riforma, però stiamo parlando di un piccolo pezzo della riforma, un aspetto positivo, che però è allegato dalla negatività di un accentramento dei poteri e di una negazione di quei pesi e contrappesi di cui ci siamo sempre vantati rispetto alla nostra Costituzione, è appunto che il turismo potrebbe diventare materia concorrente. E questo può essere un vantaggio perché permetterebbe, se ben gestito, permetterebbe un coordinamento poi delle attività che invece vengono demandate alle singole regioni. Però sappiamo anche molto bene come la materia concorrente nella Costituzione diventa motivo di conflitto e di paralizzazione delle attività, perché se non sono ben definiti quali sono i compiti dello Stato centrale e quali sono invece le attività demandate alle regioni, questo crea dei conflitti di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale piuttosto che al Consiglio di Stato, ai TAR e ai Consigli di Stato, che di fatto impediscono, creano dei veti incrociati tra Stato e Regioni rispetto all'attuazione di una qualsiasi tipo di politica su questi temi. Come dicevo prima, in Parlamento il tema del turismo è relativamente marginale proprio per questa non competenza rispetto delle due Camere rispetto a questo tema. Però comunque ci troviamo marginalmente a toccarlo e ci troviamo a toccarlo spesso con delle situazioni in cui abbiamo di fronte le innovazioni, in particolare permesse dagli strumenti come gli smartphone, la rete, che quindi ci trovano impreparati rispetto a affrontare alcune realtà. Pensiamo alle realtà come l'Airbnb, cioè quella possibilità di affittare delle proprie stanze a dei turisti. Poi bisogna, chi va a controllare che effettivamente uno affitta solo una stanza piuttosto che un intero appartamento, piuttosto che un intero edificio che è rimasto invenduto e quindi io cerco di metterlo a reddito in un altro modo. O i temi come l'home restaurant, cioè quella, anche qui invece nel settore della ristorazione, quella possibilità che viene data tramite dei portali di offrire la cena a casa propria dietro il corrispettivo di un prezzo che viene pagato al gestore della piattaforma, che poi gira una percentuale a chi offre la cena. Pensate che implicazioni dal punto di vista fiscale, ma soprattutto dal punto di vista sanitario, dove noi impariamo a trattare gli alimenti? Ma impariamo in casa, impariamo un po' dai nostri genitori, impariamo sulla base di una tradizione, però a parte quei percorsi di studi ben specifici come l'alberghiero che insegnano a trattare gli alimenti, pensate invece che implicazioni può avere se un turista o una persona va presso una di queste case dove viene offerto il cibo, offerta la cena tematica, di solito ci sono dei filoni, e si dovesse trovare con un'infezione intestinale. Cioè sono temi molto difficili da regolamentare, perché non si può neanche pensare di applicare le norme di un ristorante professionista rispetto a una cena offerta in casa da una parte, però sono temi veramente delicati e ancora irrisolti. D'altra parte le difficoltà che ci troviamo a affrontare vengono da lontano e fanno parte di un incancrenimento di alcune situazioni. Per esempio nella nostra attività ci siamo trovati a dover affrontare il problema delle misure antincendio nelle strutture alberghiere. Ora c'è una norma che è di più di 20 anni fa, norma che è stata, la cui applicazione è stata rinviata sistematicamente, e anche quest'anno nel milleproroghe ci sarà un emendamento che rinvia l'applicazione di questa norma, e nessuno in questi 20 anni si è messo a cercare di capire come mai questo tipo di norma dovesse venire rinviato. C'è una norma di legge che ti impone delle prescrizioni dal punto di vista appunto della prevenzione antincendio, o le applichi, allora sei dentro la legge e puoi andare avanti a fare la tua attività, o non le applichi e allora non puoi svolgere la tua attività. Ma nessuno è andato a vedere i dati, e i dati dicono che per esempio l'incidentalità negli alberghi italiani, i pochi dati che ci sono, perché non c'è, il Ministero sta creando ora, il Ministero dell'Interno col settore dei vigili del fuoco sta creando ora un database con i dati statistici che riguardano questa realtà. L'incidentalità in Italia è 1 su 1 miliardo, in Olanda un deceduto su 1 miliardo per incendio su 1 miliardo di visitatori. In Olanda si ritiene che 1 su 1 milione sia una misura, un rischio accettabile. Quindi sono gli albergatori che non si mettono in regola, o ci sono delle normative talmente stringenti e talmente esageratamente onerose dal punto di vista economico, perché io posso anche immaginare di cercare di creare una incidentalità nulla per strada con le automobili, creando delle automobili alte 20 metri di cui 10 metri sono di gomma piuma. Adesso sto esagerando, no? Ma c'è probabilmente questa cosa avrebbe dei costi talmente eccessivi che nessuno si potrebbe permettere l'automobile. E allora la delicatezza di questi temi è cercare l'equilibrio tra quello che è la capacità economica e la possibilità economica di realizzare un impianto e la reale sicurezza. Io ho bisogno di una reale sicurezza, non di un'osservanza pedissequa di indicazioni burocratiche che mi impongono di avere la scaletta antincendio di metallo fuori. Dove finisco in canale se sono a Venezia? Cioè ci sono delle realtà, e questo tipo di realtà si trascinano da 20 anni, e un po' grazie anche a un nostro input al Ministero dell'Interno hanno iniziato a ragionare proprio su questi temi con associazioni di categoria, per riuscire a trovare una quadra, perché noi abbiamo detto, noi diremo sempre no alle proroghe, perché una legge o la si applica o non la si applica. Può esserci una proroga iniziale che tenga conto di delle tecnicalità per cui non si riesce a applicarla subito, ma una proroga che va avanti dal 1994, capite che dovrebbe far scattare qualche cosa ben prima che nel 2016. Lascio la parola adesso alla nostra consigliera regionale Erika Baldin. Grazie Marco, grazie per l'invito, spero possiate sentirmi anche senza microfono. Io sono consigliere regionale da qualche mese, come Mattia e Marco siedo nella commissione consigliare del Consiglio regionale sul turismo e sulle attività produttive, e anche precedentemente nella commissione nuova, la quarta, che è stata introdotta nel nuovo regolamento del Consiglio Veneto, che dovrebbe occuparsi di controllo e di vigilanza, dovrebbe fare questo tipo di attività, quindi una commissione del tutto nuova, speciale potremmo dire, che però a nostro avviso non sta operando come dovrebbe. Oltre a questo appunto mi occupo anche della commissione bilancio, ma questo è un altro tema. Ora devo sedermi perché ho anche fatto delle slide, quindi per dare la possibilità a tutti di vederle. Allora, si parlava appunto di educazione alla legalità, che è naturalmente un nostro punto forte del programma, su cui tutti dovremmo fare attenzione. Però c'è anche da dire che le colpe non sono tutte nostre naturalmente, La maggior parte di queste sono della politica a tutti i livelli, sia a livello statale che a livello europeo. A livello europeo perché ci sono norme che strozzano il nostro paese e tutti i paesi europei assieme, norme che non tutelano la nostra tradizione, la nostra cultura, i nostri prodotti, e lo Stato che contemporaneamente non tutela e non garantisce le risorse per far fronte a questo grave, gravissimo problema, quello della contraffazione appunto. Si sente? Allora, in questo breve intervento pensavo di trattare del problema appunto che riguarda la contraffazione sia a livello della moda e in parte quello alimentare e commerciale. Non perché ce l'ho con una particolare etnia, però purtroppo è vero che i cinesi sono la nazionalità con capacità imprenditoriale più presente in Italia, ma anche nel Veneto. Lo smercio dei prodotti di marchi famosi contraffatti vale quasi quanto lo spaccio di droga. Lo spaccio di droga a livello regionale si aggira su un fatturato di 530 milioni di euro, anzi non fatturato ma introiti, contro 525 milioni che sono quelli che derivano dalla contraffazione. Dall'inizio del 2000 ad oggi la crescita dell'imprenditorialità cinese in Veneto è esponenziale. I dati a settembre 2014 sono di quasi 7.500 cinesi imprenditori in Veneto, mentre nel 2000 solo 930. Gli imprenditori cinesi in Veneto sono occupati nella maggior parte nell'ambito della manifattura, della ristorazione e del commercio, e la maggior parte di essi sono titolari di imprese individuali. E questa è una particolarità rispetto al nostro tipo di attività imprenditoriale, perché noi prediligiamo magari le società e non le imprese individuali, o comunque sono in numero molto minore. Abbiamo, come dicevo prima, un problema di normative, perché il Made in Italy è un marchio che si acquisisce quando il 70% soltanto del processo produttivo avviene in suolo italiano. Questo significa che anche manodopera cinese con materiale cinese, ma che ha stabilimento in Italia, può produrre con marchio italiano, Made in Italy. Un esempio per dare il polso della situazione: un decimetro quadrato di borsetta finita costa 5 centesimi se prodotto in Cina, 50 in Italia con manodopera cinese, 5,30 € se da laboratorio italiano con manodopera italiana. E qui c'è da dire che il Made in Italy offre un valore aggiunto sul prodotto finale dell'80%. Quindi naturalmente da questi dati possiamo notare quanto convenga appunto produrre in Italia con manodopera che deriva da manodopera straniera. Abbiamo la concorrenza sleale operata da stranieri, nella maggior parte come dicevo cinesi, proprio perché sono la prima nazionalità imprenditoriale in Veneto, e questa lucra specialmente sul lavoro a chiamata, perché i cinesi lavorano anche a stagioni e per il resto si occupano di smercio delle opere contraffatte, cosa che in Italia non si può fare. Un laboratorio cinese ha un costo di 9 decimi inferiori ad un italiano grazie ad un volume elevato di manodopera. Dalle stime che la procura ha, mancano 36.500 cinesi senza permesso di soggiorno, cioè persone che per il fisco non esistono ma che risiedono nella nostra regione. C'è un problema che riguarda le norme sul lavoro che non vengono naturalmente rispettate e si crea un tipo di delocalizzazione, come veniva detto prima da Mattia, però i cinesi hanno una particolarità perché adottano un sistema di delocalizzazione interna, cioè quando viene chiuso un laboratorio cinese perché non rispetta determinate normative, l'imprenditore di quel laboratorio si sposta verso un altro e lo acquisisce. Quindi proprio un avvicendamento che avviene al loro interno. Problema di occupazione in Veneto, dal 2000 al 2008 meno 2000 occupati nel distretto calzaturiero, mi riferisco in particolare a quello, come sapete benissimo, della Riviera del Brenta, famosissimo in tutto il mondo proprio per la produzione di qualità, di scarpe di qualità, e chiudono 6 aziende ogni semestre. Dal 2000 da 122 si è passati nel 2008 a sole 12 aziende. Questo perché anche manca una certificazione della filiera produttiva in Italia, mentre nel resto dei paesi europei ciò è stato fatto. Come nasce il fenomeno? C'è una sovrapproduzione di modelli con brand inseriti nel mercato nero. Questo perché appunto si dà, c'è l'occasione di lucrare di più facendo transitare modelli in sovrannumero attraverso il mercato nero, appunto. In Veneto si stima che la contraffazione genera ogni anno un fatturato di 430 milioni, pari al 6,2% del valore complessivo di mercato del falso in Italia. L'impatto sul PIL regionale è dello 0,3, la stessa produzione legalizzata delle merci potrebbe generare in Veneto circa 10.000 occupati regolari a tempo pieno. Questi sono dati veramente allarmanti. Secondo l'indagine della Camera di Commercio, Associazioni imprenditoriali di categoria in Italia, il 46% dichiara che sul proprio territorio viene prodotta merce falsa, il 60% lamenta attività illegali ai danni delle imprese regolari, il 52% denuncia sfruttamento del lavoro, il 51% denuncia fenomeni di immigrazione clandestina. Dato ancora più eclatante, il 21% segnala la presenza di imprese gestite dalla criminalità organizzata. Allora io volevo dirvi che per questa giornata l'idea mi è stata offerta, suggerita da un libro che sto leggendo, questo, Mafia Nord-Est. Questo mi ha dato un po' sì, un'idea per parlare di contraffazione oggi. E appunto la cosa è veramente drammatica perché appunto si analizzano tutti i fatti che hanno condotto la mafia anche al nord, esattamente nel nord-est. E questi sono dati pubblici appunto che possiamo ricavare anche online. Un altro esempio di contraffazione, come si accennava prima, un esempio è quello sulla pesca, forse perché lo sento di più essendo nativa di Chioggia. In inverno un pescatore raccoglie circa 50 kg di vongole al giorno, moltiplicati per 800 pescatori fanno 40 tonnellate. Ma qual è il punto? La capacità media di stabulazione, cioè quel processo per cui le vongole rimangono a depurarsi all'interno di vasche, si aggira attorno alle 10 tonnellate. Da ciò si ricava che 30 tonnellate di prodotto sfuggono ad ogni tipo di controllo e il 40% del prodotto arriva in Campania. Si è poi rilevato negli ultimi anni che dal meridione partono numerosi acquisti di barche e attrezzi di pesca che molto spesso non sono comprati da persone collegate cioè operanti nel settore della pesca, e molto spesso queste persone sono collegate alla malavita organizzata. Problema che ad oggi non è partita alcuna indagine nella procura, probabilmente perché i mezzi da mettere in campo sarebbero molto molto esosi. Un altro punto importante è la contraffazione del vetro di Murano. Qui oggi abbiamo anche una lavoratrice del settore. Fino a 20 anni fa 5.000 impiegati, oggi solo 2.000, fonte Federcontribuenti. Oltre alla concorrenza sleale cinese e alla contraffazione, come sappiamo tutti, pesano le tasse, perché in Italia la pressione fiscale è del 68% superiore alla media europea. Speriamo che il nuovo distretto del vetro di Murano, con marchio che garantisce l'origine muranese del prodotto, sortisca un effetto positivo. Almeno questo è quello che si auspica e che al momento è l'unica nostra speranza, appunto. Ricapitolando ciò che veniva detto in precedenza, abbiamo alcune tipologie sostanziali di danno: un danno economico, perché le nostre imprese locali e italiane perdono competitività e si deprime la ricerca e l'innovazione in ogni campo. Abbiamo l'emergere di un danno sociale dovuto alla disoccupazione, un aggravio degli oneri sociali per sostenere il sistema di protezione delle fasce deboli, un danno alla salute del cittadino e consumatore nei casi più gravi, naturalmente, la proliferazione della criminalità organizzata, che trova qui humus fertile, l'incremento del consenso locale alla criminalità per offerta di lavoro. Inoltre, un danno all'erario, minori entrate dalle imprese non più competitive, un danno al sistema finanziario creditizio, il nero, trasferimento di capitali all'estero, la saturazione del circuito economico della massa monetaria disponibile. Inoltre, un danno politico, devolamento del tessuto economico, opportunità di acquisti di imprese e trasferimento di potere economico. Ultimo ma non ultimo, un danno etico, perché la contraffazione ingenera una mentalità di profitto, di denaro facile, che diventa l'unico fine del sistema. In più mancano gli elementi fondamentali che caratterizzano l'impresa, quindi l'etica, la passione per il lavoro, i sentimenti. Basta, è finito. Ah sì, uno sguardo all'Europa. Inoltre abbiamo due dichiarazioni di europarlamentari di diverse correnti. Il primo è Edward Martin, membro della Commissione per l'Industria, Ricerca ed Energia, che dice: il miracolo cinese ci ha dimostrato come si può vendere una tonnellata di acciaio laminato a caldo a un prezzo nettamente più basso dell'acciaio ricavato dal riciclo. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito al tracollo dell'acciaio prodotto nell'Europa, con un passaggio da 400 euro a 250 euro a tonnellata. Le vittime sono gli stati europei. Credo che questa sia una frase veramente importante. Un altro, Guido Nelissen, dice: la tecnologia e l'alta qualità industriale si stanno muovendo dall'Europa verso la Cina. Molte industrie europee hanno ridotto ore di lavoro e il passaggio al part-time dei dipendenti, rinunciando all'espansione industriale in Europa, spostandosi verso altre aree geografiche. L'Unione Europea non sta fornendo risposte adeguate. Nel frattempo la Cina ha quadruplicato la produzione di acciaio tra il 2003 e il 2013 senza onorare gli impegni sulle regole di mercato e le norme sul lavoro presi ancora prima del 2001. Io ho finito, resto a disposizione se qualcuno di voi ha domande particolari sull'attività che è stata compiuta fino ad oggi, qualche interrogazione o mozione, se volete ve ne parlo oppure lascio la parola a chi viene dopo di me. Grazie. Ringraziamo Erika Baldin, consigliere regionale, e adesso passerei direttamente la parola al professor Fabio Carrera, il tempo tecnico di connettere il computer, e ringraziamo per essere venuto e per dare il suo contributo. Allora, sono Fabio Carrera, mi presento, sono veneziano, nato a Sant'Elena. E se volete darmi il microfono, parlo anche col microfono. Io sono veneziano, nato a Sant'Elena, e fino agli anni 70 sono, diciamo, passo almeno un terzo, metà dell'anno negli Stati Uniti, e dall'88 porto studenti americani dell'università dove insegno, il Worcester Polytechnic Institute, li porto qua a Venezia a fare tesi per la città. In questi quasi 30 anni di attività il Venice Project Center ha prodotto circa 150 tesi su Venezia e per Venezia, e ho portato circa 800 studenti americani a fare queste tesi. Adesso vi faccio una carrellata di quello che abbiamo fatto recentemente sui flussi turistici, tenendo presente che questa è un'accumulazione di studi fatti negli anni, quasi 30 anni. Adesso mi siedo, se non mi dispiace, dopo che ormai mi fate domande. Questo si aspetta. Non ti credevo. La tecnologia mi sta sconosciuta. È il carretto che è era meglio se non mi presentavo, forse. Vabbè, allora, questi due arieti rappresentano i veneziani che si scontrano con i turisti, e noi siamo calati di un bel po' negli ultimi 50 anni, 60 anni, e loro continuano a crescere. La domanda è: quanti siamo noi, quanti sono loro, che problemi ci creano, quanti ce ne starebbero di questi turisti a Venezia e come si può fare a gestirli? Allora adesso vi faccio un po' la carrellata, partendo da quanti siamo noi e quanti sono loro. Allora diamo un po' i numeri, visto che si parla di numeri. Allora, parlando di abitanti equivalenti, i residenti sappiamo storicamente l'andazzo com'è. C'è anche tutta la storia qua di Venezia fin dal 1500, vedete che anche nel 1500 erano quasi i veneziani quasi quanti nel dopoguerra, ma dal dopoguerra in poi c'è stata questa discesa ripidissima della popolazione. I veneziani a mezzanotte di ieri erano 55.547, siamo. Che tradotto in abitanti equivalenti, io uso 330 giorni mentre altri usano 350, io penso che almeno un mese di ferie se lo meritiamo magari, e quindi siamo 18 milioni, per fare un confronto anche più giusto con i turisti, perché si dice sempre sono 20 milioni, noi siamo 55 mila, però nell'anno noi siamo 18 milioni, okay? I pendolari, che sono quelli che vengono a lavorare a Venezia quotidianamente, poi vanno via, sono di due tipi: studenti e lavoratori. Qua i dati sono non proprio ottimi, comunque sono circa 30.000 in totale, e moltiplicate per i propri giorni di presenza sono 2.300.000, 5.200.000 e quindi 7.500.000. I pernottanti, forse i dati migliori che ci sono sui turisti, sono sempre di tra arrivi e presenze. Quello che ci interessa alla fine sono le presenze, cioè gli arrivi che stanno più di un giorno o due. La media è 2,3 adesso, 2,5 quasi a Venezia, di giorni di pernottamento, quindi le presenze sono 6,4 milioni. Questi sono i turisti che stanno in albergo a Venezia. Parlo sempre di centro storico, comunque, in tutto questo, non comune. Non Lido, neanche Lido. Gli escursionisti sono il grosso punto di domanda, perché ovviamente non sono ben contabili, anche se noi nel 99 siamo stati gli unici a contarli. Invece che statisticamente stimarli, noi siamo andati ai punti di entrata proprio a mano a contare quanti venivano d'estate, tra l'altro, però ormai in tempi remoti, 99, quindi non fa proprio il testo, però diciamo che si potrebbe contarli volendo. Poi c'è il discorso di escursionisti propri, impropri, indiretti, eccetera, che non vi tedio con questo. Comunque l'unica maniera per cercare di capire quanti potrebbero essere è di partire da, in questo caso, dal 2007, con dati certi, o certi, insomma, buoni, quelli del Codes del 2009, quando erano 15 milioni gli escursionisti, e annuario del 2014, cioè la serie storica del 2007, i pernottanti erano 5 milioni e 8. Facendo la stessa proporzione di salita e discesa negli anni, alla fine vengono 16 milioni e mezzo circa di escursionisti stimati, ovviamente in questo caso 16 milioni e 6. Quindi il totale di turisti sono 23 milioni grosso modo. Dopodiché vedremo che ci sono grandi falle nei dati. Comunque minimo 23 milioni, noi 18, quindi sono sicuramente già più di noi, e lasciamo i pendolari, stanno in mezzo, nel senso che loro alla fine, a parte gli studenti, per lo più, diciamo, sono collegati ai flussi turistici, e quindi magari crescono anche loro in rapporto ai turisti. Per giorno, visto sempre abitanti equivalenti, quindi ridividendo questi numeri per 365, i veneziani equivalenti sono 49.000, i pendolari 20.000 e i turisti 63.000, quindi anche là siamo già meno di loro sicuramente, questo ogni giorno, mediamente ovviamente. Quindi sono più di noi in generale. In certi periodi dell'anno, estate, sono molti più di noi, 2 o 3 volte più di noi, e crescono, nonostante alcune abbassamenti dovuti alle crisi, a varie cose che succedono. Comunque tendenzialmente sono in crescita e continueranno probabilmente a crescere se non facciamo qualcosa. Parlo due minuti dell'incertezza sui numeri, perché sono importanti, perché dopo si parla sempre di numeri, ma alla fine i numeri non è che ce ne siano tanti di buoni. Infatti sui giornali è fuori 30 milioni, non si sa bene come si facciano questi calcoli, si può sempre, non serve neanche a dare precesso, secondo me, cioè, stando anche tranquilli, diciamo, sono comunque 23 milioni, quindi i problemi dei dati sono soprattutto le sottostime degli alberghi, dove i dati dei pernottamenti sono forniti dagli albergatori stessi, non si parla mai, non si capisce bene le dépendance degli hotel, dove vadano a finire, e secondo i numeri ufficiali l'occupazione media ufficiale è del 58%, difficilmente, credo, almeno plausibile, comunque questi sono dati ufficiali. Noi, per cercare di risolvere un po' questo problema, abbiamo da un po' di anni messo in piedi questa cosa che si chiama Venice Dashboard, che dopo, se volete, a fine della trasmissione vi mostro dal vivo, volendo, perché è viva ogni giorno. È un sistema che usa i big data, cioè va in rete e scarica continuamente, giorno dopo giorno, ora dopo ora, dati di vario tipo per cercare di arrivare a delle stime forse più veritiere. Recentemente, tra le tante cose che c'è sulla dashboard, abbiamo messo in piedi un widget degli alberghi, cioè un quadro che va a raccogliere dati sugli alberghi veri, nel senso che difficilmente un albergo non è su internet, quindi se vai su bookings.com o su hotels.com, vero male, gli alberghi di Venezia li trovi e trovi quante stanze libere hanno in quel momento. Noi ogni mezz'ora andiamo a fare prenotazioni finte su questi siti e raccogliamo i posti liberi, i posti letto. Questa è una schermata di tempo fa, comunque abbiamo anche i letti liberi domani, le occupazioni medie, che qua è l'81%, che quindi noi sappiamo bene o male che sicuramente non sono il 58% le occupazioni. E qui, usando un tetto di letti, anche questo ufficiale, di 30.000, che però anche là insomma, non si sa bene quanti siano. Poi c'è tutto il discorso degli Airbnb e delle affittacamere, abusivi o meno, anche là grandi incognite. Noi, grazie, cioè, insieme, e soprattutto sul suggerimento del Reset Venezia, che ha contattato questo che fa anche lui questi siti di raccolta dati, c'è su Inside Airbnb una parte dedicata a Venezia, che però è fissa, diciamo, nel senso è stata fatta una volta questo lavoro quest'estate e non è più aggiornato, però già quest'estate erano 3.100 gli appartamenti in affitto, in centro storico e anche Alpino in questo caso, e noi nel frattempo abbiamo, usando lo stesso software praticamente che ci ha dato questo che fa Inside Airbnb, invece abbiamo fatto un widget che invece lo fa tutti i giorni questa raccolta, e quindi si aggiorna continuamente sia sul numero di appartamenti in affitto, sia sul numero di quanti sono effettivamente occupati ogni giorno. E quindi qua viene fuori che sono in verità già 3.400 rispetto ai 3.100 di quest'estate, e anche qua, non sapendo esattamente il numero di letti dentro ogni appartamento, una stima di 2,3 letti per appartamento, vengono fuori altri 6.000 e passa letti mediamente su Airbnb, e quindi andiamo sui 35.000 circa. Anche qua occupazioni ancora più alte, quasi sempre sopra il 75%, e questo anche diviso per sestiere, come vedete, ogni giorno. Tutto questo lo trovate su dashboard.org. Gli affittacameri abusivi, anche loro bene o male fanno pubblicità su internet, e quando avremo tempo aggiungeremo altri siti che, tipo Omni Apartments, Apartment Apart e altri, dove alcuni mettono i propri appartamenti per non farsi vedere molto da chi non deve vedere. Però sappiamo già che sui dati, appunto, di Inside Airbnb, che ci sono quasi il 70% di appartamenti su Airbnb che sono multilisting, cioè che gente che ha più di un appartamento su Airbnb, quindi che comincia a diventare un business, e c'è la lista di tutti i più grandi multilisting di Venezia, a partire da questa Faville Tours che ne ha 67 e che quindi sono alberghi di fatto con centinaia di letti. Questa è solo la prima pagina della lista, Valentina ne ha 35, Andrea 34, si parla di appartamenti ciascuno. Questo è tutto alla luce del sole, se volete andare pian pianino a mano andate su Airbnb, li trovate anche voi, solo che a mano ovviamente è un po' faticoso, però c'è questa roba dentro. Altre lacune sui dati, soprattutto appunto per gli escursionisti, sono gli escursionisti che arrivano in treno, autobus, via barca, da Punta Sabbione tipicamente, o in macchina. L'unico dato disponibile ufficiale è quello del rapporto del Codes 2009, che è un po' un collage di dati raccolti un po' dappertutto e che ha l'unico rapporto, diciamo, di arrivi per varie tipologie, che è questo rapporto Codes, famoso rapporto Codes, che alla fine è la Bibbia praticamente, non essendoci altro di buono. Questa è la tabella più importante di questo rapporto, che ha questi appunto annualmente quanta gente arriva per ogni tipologia di arrivo, e su questa base e sulle proporzioni tra i vari numeri noi facciamo i nostri calcoli, le nostre stime quando non abbiamo niente di meglio. Abbiamo questo widget di arrivi turistici che appunto quotidianamente, continuamente fa i calcoli di quanta gente arriva ogni giorno. Non so oggi quanti ce ne siano, dopo guardiamo se volete, e questi sono abbastanza, diciamo, sono più attendibili di altri. Le caselle colorate sono derivate da altri widget, tra cui il widget delle navi e quello degli aerei, che in tempo reale anche là vanno a vedere quante navi ci sono in porto, quanti passeggeri hanno. Sono algoritmi piuttosto complicati. per gli aerei, proprio ogni aereo facciamo il calcolo di quanti posti liberi ci sono facendo una prenotazione finta mezz'ora prima della partenza, eccetera eccetera, e quindi raccogliamo tutti i numeri disponibili e li mettiamo su queste caselline colorate. Questo è il widget degli aerei, che vedete usa ben tre siti per fare i suoi calcoli, e invece tutte le caselline grigie sono quelle calcolate sulla base di questo rapporto del Codes, che vengono fatte come proporzioni rispetto a quelli che conosciamo un po' meglio. Per risolvere il problema degli escursionisti sui treni, che sono i più numerosi in assoluto e quelli più grande punto di domanda, perché le Ferrovie dello Stato per motivi vari non li ha proprio i dati o non te li dà, abbiamo fatto noi un widget dei treni con un collaboratore super esperto, e anche là ogni giorno adesso siamo andati a contarli noi, quanta gente smonta, però sempre in un flash temporale che quindi poi noi estendiamo tutto il resto dell'anno, anche là, andando tutti i giorni più spesso si sarebbe, se avevano dei dati migliori, però adesso treno per treno, arrivo per arrivo, abbiamo dei numeri un po' più plausibili. Gli escursionisti da nave, non si sa quanti di questi vengano, facciano il giro, quanti scendono dalla nave, eccetera eccetera. Noi li facciamo scendere tutti, perché essendo un porto, Venezia per male quasi tutte le navi, insomma, scendono tutti, e anche però rimontano altrettanti, quindi comunque almeno un po' di questi sicuramente un passaggio per Venezia spero che lo facciano. E poi c'è il problema dei gruppi, che è quello trattato meno un po' dai vari conteggi, anche da noi devo ammettere, dove c'è solo la Visitor Survey del 2013 fatta da Ca' Foscari, che dice che più o meno circa, dopo ci sono varie tipologie, comunque al 10% dei turisti vengono in gruppo, il gruppo medio è comunque più di 20 persone, arriva fino anche a 35 per tipologia. Questi sono i numeri. Che problemi ci creano questi turisti? e lo spopolamento, perché sono collegate le due cose, non causalmente, ma sono, diciamo, da mettere in rapporto. Lo spopolamento e il turismo di massa. Queste sono le conseguenze. Svuotamento delle case e proliferazione degli alberghi a riempire ovviamente le case vuote e anche gli Airbnb. La proliferazione degli alberghi ve la mostro visivamente, così la vedete. Queste sono solo una decina di anni, dal 99 al 2008, guardate i puntini rossi. Non serve dire altro. Guardate questa impennata del 2000 sul problema del giubileo, una famosa legge. Proprio c'è stata diventata una pista da sci, improvvisamente. I B&B, questa è la nostra animazione dal 96 al 2015, questi sono i B&B ufficiali ovviamente, dati dalla Camera di Commercio. Vedete come anche questi crescono a vista d'occhio. E di conseguenza dello spopolamento è stata soprattutto la chiusura delle botteghe, che tutti dicono che è colpa dei turisti, in verità no, in verità le botteghe sono chiuse perché non ci sono i cittadini che comprano la roba, sono prima chiuse, poi casomai sono o riaperte o sono state tenute in vita dal turismo. Questa è la verità, se qualcuno vi dovesse chiedere come mai le botteghe chiudono. Noi le abbiamo censite una per una, le censiamo ormai da una decina di anni, andiamo proprio bottega per bottega, abbiamo un'app nostra fatta da noi che abbiamo tutte le botteghe e ogni tanto andiamo a rivederle. C'è un sito shops.vanisprodesettere dove trovate tutta questa roba qua, sono circa 5.000. Le chiudono e quando chiudono fanno titolo sui giornali, però in certi casi è inevitabile, quando siamo dimezzati, un terzo di quelli che eravamo, difficilmente tutte le botteghe sarebbero state aperte. Qui ci sono i negozi chiusi e aperti, questo credo sia 2012, questi dati qua. Chiusi sono più di 1000, aperti 3008, il 20% chiusi proprio, botteghe chiuse. E qua le concentrazioni delle chiusure delle botteghe, che se fai rapporto con la popolazione in quei censimenti vedi che insomma ci sta che siano chiuse, perché se non sia gente c'è poco da fare. Abbiamo guardato se ci sono problemi, se crea problemi queste chiusure, soprattutto per cibo, diciamo, per le cose di prima necessità, e avendo una popolazione sempre più vecchia abbiamo cominciato a fare dei calcoli sul, diciamo, il grado di scomodità per arrivare a comprare da mangiare, anche se ultimamente sono proliferati anche i supermercati sempre per collegamento con i turisti. Comunque abbiamo delle lacune in alcuni posti dove la gente deve fare un po' di strada, è sempre più vecchi, e abbiamo fatto queste mappe di questo tipo. In verità le botteghe di vicinato, se guardate le densità, ci sono dove ci sono i turisti come densità, perché sono tenute a vita dai turisti. E qua si vede anche qua che quando in generale va giù il turismo chiudono le botteghe, sale il turismo risalgono anche le botteghe, cioè è completamente ormai collegato al turismo anche tutto il commercio delle botteghe. I supermercati e gli alimentari stanno crescendo, non credo per noi, non credo proprio. E c'è la proliferazione ovviamente di negozi turistici, dopo un po' la definizione, quelli ovvi sono ovvi, quelli un po' meno ovvi sono un po' da definire. Comunque qua a Cannaregio ho fatto quest'anno in autunno i numeri più alti di botteghe in Cannaregio, tutti i primi 6-7 sono tutti di tipologia turistica. I negozi turistici ovviamente sono dove ci sono i turisti, giustamente, anche loro. Bar, ristoranti, pizzerie, proliferazione totale, ormai praticamente un bar ogni 3 metri. Questo è la triplicazione dei bar dall'89 ad oggi. Qua anche qua un'animazioncina per farvi vedere i bar. E poi il discorso che diceva anche la collega qui delle ditte individuali. Abbiamo avuto questi dati fortunatamente dalla Camera di Commercio molto gentilmente quest'anno. Quest'autunno non abbiamo proprio ancora elaborati super dettagliatamente, però di primo acchito le ditte individuali. Devo dire che mi fa piacere vedere che i veneziani sono ancora al primo posto abbondantemente, quindi non siamo proprio gli ultimi della classe. Gli italiani secondi, ma terzi i cinesi, cioè gli italiani non veneziani secondi, i cinesi ditte individuali, come diceva lei, terzi, poi Bangladesh, eccetera. Questi in termini assoluti. Questi sono i negozi di proprietà cinese, dove è molto più complicato con i dati della Camera di Commercio estrarli. Comunque li abbiamo per l'ultimo anno, qui c'è una flat proprio un anno, questi sono dove sono secondo la Camera di Commercio. L'88% dei negozi di pelletteria a Venezia sono in mano ai cinesi, anzi ai non veneziani, e più di un terzo dei cinesi. Veneziani ormai una fettina piccola. I bengalesi sono qui e il 2/3 dei negozi souvenir non sono di proprietà dei veneziani, quindi chiude il commercio alla fine di maggioranza non veneziana. E tutto questo proliferare porta anche all'aumento dei plateatici, quindi alla riduzione dello spazio pubblico per noi cittadini. Plateatici dappertutto. Abbiamo fatto modelli, abbiamo fatto tutta una serie di cose negli anni e ovviamente ostacolano la mobilità pedonale i plateatici e creano fastidi seri ai residenti con rumore notturno. Beh, ovviamente Santa Margherita è famosissima per questo e anche questi insomma crescono, creano sempre i turisti, ingorghi su calli, ponti dappertutto. Li abbiamo misurati anche questi impatti facendo dei tragitti notturni, non c'è nessuno, da Rialto a San Marco a passo normale, 10 minuti da Rialto a San Zaccheria, momenti di punta 35 minuti, che sembra, cioè, è tanto, cioè, triplo di tempo perché ci sono i turisti in mezzo. Abbiamo fatto anche questi grafici per far vedere che i veneziani da soli arriverebbero al traguardo di una maratona e i veneziani con i turisti sarebbero un paio di miglia indietro. I turisti, essendo molto lenti, sono loro che ci rallentano. Il motondoso in gran parte è dovuto anche al turismo, perché noi li abbiamo studiato tanto il traffico acqueo, siamo quelli che hanno fatto tutti gli studi anche col Codes, eccetera, decine di campagne sul traffico acqueo. Abbiamo calcolato quante consegne servono per ogni isola in base alle botteghe, eccetera eccetera. I turisti devono essere riforniti, cioè sono tanti i galamagnani, e quindi aumenta il trasporto merci, che il 36% di tutte le barche a Venezia sono merci, e questo anche questo ovviamente è dovuto ormai più della metà a tutto al turismo. E peggiorano il motondoso. Abbiamo creato un indice di motondosità, abbiamo studiato tanto che il motondoso, non vi tedio sul motondoso, ma peggiora il motondoso. Il 99%, dico io, minimo del motondoso dei taxi è dovuto ai turisti, perché non so quanti di noi prendono il taxi spesso, una volta ogni tanto, ma il taxi praticamente 100% turismo. Però è il 25% del traffico dei taxi, quindi quella fetta là è tutta sua. Morale, tutto questo sta peggiorando la qualità della vita di noi veneziani, e lo sappiamo, insomma, lo sentiamo quotidianamente quando ci sono tanti turisti, e ci stiamo un po' stufando di questo, e ci sono vari movimenti sui social eccetera di gente che ormai non viene più. Stiamo diventando lo zimbello dell'Europa, col sindaco di Barcellona che dice che non vuole fare la fine di Venezia, perché in verità siamo un po' andati oltre sicuramente quello che... Quanti ce ne potrebbero stare di turisti a Venezia? Questa domanda da 100 milioni, cioè se dovessimo riuscire a capire qual è il livello, quanti sarebbero? La popolazione massima della città? Sono state fatte varie stime in passato di capacità di carico, che andavano dai 22 ai 35.000 turisti al giorno, come limite fisico quasi massimo di quanti ce ne stanno, per vari motivi, fatti in varie maniere. A noi interessava invece, ci è interessato ultimamente pensare a tutto questo sulla base della sicurezza, incolumità fisica in caso di evacuazione, se arriva uno con un mitra, che adesso non è neanche improbabile, e comincia a sparare, la gente scappa via. Quanti riescono a uscire dall'isola dove sono senza essere o calpestati o uccisi dal matto? Vediamo se trovo, ho un video ma non ve lo mostro. Dopo, comunque questa era un'evacuazione in piazza San Marco in caso di un concerto, un altro modello che abbiamo fatto, e sicuramente grandi folle portano queste possibili conseguenze, cioè quasi ogni anno alla Mecca, bene o male, muore qualcuno calpestato dalla resta della folla. A Venezia ci stiamo avvicinando, abbiamo tanti colli di bottiglia, sono i ponti alla fine. Allora abbiamo fatto un calcolo di sicurezza per vedere quanti ce ne stanno a livello di sicurezza. Abbiamo preso le isole tra Rialto e San Marco come zona critica, dove passa praticamente chiunque, quasi tutti in qualche modo. Abbiamo equiparato a un campo da calcio e usato un campo da calcio con le relative uscite di sicurezza che sono i ponti. Ho usato delle guide, dei manuali che usano tutti quelli che fanno sicurezza nei campi da calcio, standard diciamo, per calcolare quanta gente ci può stare in quella zona critica. Lo standard europeo è che per evitare il panico devono uscire tutti da questi posti chiusi in 8 minuti. Dopo 8 minuti scatta il panico, la gente comincia a essere calpestata e muore calpestata. Il ritmo massimo per uscire è 66 persone al minuto per ogni metro di larghezza dell'uscita. Okay. Questi sono gli standard. Quindi 66 per 8 per la larghezza dell'uscita, quindi i ponti in questo caso, è il massimo che ci sta in quella isola verde prima per riuscire a uscire incolumi da un incidente o qualcosa. Questi sono i 17 ponti di queste isole. Un esempio del ponte rimedio: non usiamo la larghezza, usiamo la larghezza minima ovviamente, perché quella è il protocollo di bottiglia. Queste sono tutte le larghezze minime, tutti i ponti misurate a mano, e le persone evacuabili in 8 minuti per ogni ponte sono queste migliaia di persone qua. Morale totale: 29.000 persone possono stare in questa zona e uscire incolumi in 8 minuti in caso di emergenza. Questa è la capacità di quest'isola. Poi questa noi l'abbiamo estesa tutta la città, adesso non vi faccio tutte le formule, c'è una tesi intera su questo, ve la potete guardare, l'abbiamo appena finita. E quindi il massimo degli escursionisti che ci stanno, che sono quelli che in verità vanno e vengono, quindi sono l'unico variabile, sono 16.500 che possono starci in questa zona. Alla fine questa zona grosso modo riflette la criticità di tutta la città, perché è il posto più debole che ti comporta il massimo consentito, e quindi i massimi turisti che ci potrebbero stare a Venezia sono il massimo di questa zona critica più i pernottanti presi dall'annuario del 2014. Quindi 16.500 che abbiamo già visto più di 7.500 dell'annuario sono 34.000 turisti al giorno per essere in sicurezza, quindi 12 milioni e mezzo all'anno, quindi metà di quelli che ci sono adesso. Cosa si può fare per gestire tutta sta gente? Noi abbiamo preso analizzato tutte le proposte che sono sul tavolo in questo momento, abbiamo fatto una grande matrice che adesso non vi spiego, per capire i pro e i contro eccetera eccetera, i costi, la fattibilità eccetera. Abbiamo preso in considerazione anche la vostra proposta del Movimento 5 Stelle. Secondo noi sono tutte proposte che hanno meriti, nessuna di queste è perfetta. Tutti ovviamente questi concordano sul fine ultimo, che è quello di far gestire i turisti, e secondo me sarebbe da fare un collage di queste proposte, invece di pensare che una sia meglio dell'altra, se è meglio è mia, no, se è meglio è tua, no, mettiamoci intorno a un tavolo e secondo me tutti i pezzettini vari, anche in maniera graduale, si possono mettere insieme. Quindi conclusione, visto che se no andiamo per il... Non abbiamo ancora dati certi, soprattutto sugli escursionisti, però diciamo che non sono proprio così male, e comunque i turisti sono già troppi. Questo si sa sia per feeling, diciamo, quotidiano, ma anche numericamente, e creano problemi, abbiamo visto i problemi prima. Noi ovviamente intanto siamo sempre meno. Le botteghe di tutti i tipi stanno in piedi ormai solo per il turismo, anche quelle che sono le botteghe di vicinato alla nostra, se sono aperte è probabilmente grazie anche al turismo. Il tetto massimo per l'incolumità, abbiamo visto, è ci sono almeno 35.000 posti letto, almeno 30.000 ufficiali più Airbnb, facciamo 5.000. Quindi il tetto massimo per la comunità è 24.000, quindi già con i posti letto siamo fuori scala, cioè, ormai se niente fossero sempre pieni gli alberghi saremmo già oltre, e quindi meno gli escursionisti che magari sono il doppio, anche se qualcuno dice attivamente che sono meno dei prenotati, non ci credo, comunque siamo fuori. Il numero chiuso di cui si parla, secondo me, è plausibile solo a livello di libertà di movimento, eccetera, eccetera, forse solo facendo leva sulla sicurezza e l'incolumità della gente, credo. Non so se altri numeri chiusi di altro tipo potrebbero avere successo. Queste sono le mie speranze e i miei suggerimenti. Intanto chiede la pubblicazione dei dati in tempo reale da parte soprattutto dell'AVM, visto che è detentrice quanto della maggioranza dei dati che mancano, tranne quelli di treni. Abilitazioni e toccarci tu in tempo reale sui ponti dappertutto sarebbero ideali, perché sapresti praticamente tutto, anche i movimenti della gente quotidianamente, ogni minuto. Gli accessi ai parcheggi, sempre AVM, basta che li indaga. ZTL dei bus che raccoglie il comune, ma ce li dà una volta all'anno invece danni ogni giorno, per piacere, che non credo che sia così complicato. I dati sui treni che purtroppo rimangono complicati, potenzialmente certe cose difficili si potrebbero risolvere mettendo delle telecamere fatte apposta per contare la gente, non per sicurezza ma solo per conteggi. Noi questo l'abbiamo appena fatto in autunno. Abbiamo messo non so quanto, una decina di telecamere in giro per Venezia, abbiamo usato dei software speciali per cominciare a capire se funzionano intanto, perché siamo andati a contare a mano, in parallelo alle telecamere, vedere se funziona, e anche per vedere che problemi hanno, problemi ovviamente quelli d'oggi, pioggia, ma anche l'abuso di posizionamento, che devono essere praticamente quasi verticali sopra al punto di conteggio. E chiudo qui perché sennò si potrebbe parlare ringraziamo veramente il professor Carrera per questi dati, perché sono veramente accurati, illuminati. Io passerei la parola. Allora, buongiorno a tutti, io sono Emanuele Sosato, sono del gruppo Turismo e Commercio, parlo forte quindi mi sentite tutti. Allora, riassumo velocemente, dopo questa ecatombe ci vuole un piano, il nostro piano è questo, la gestione dei flussi turistici, che sarà diverso magari da quello degli altri perché ha bassi costi, quindi va a sfruttare cose che ci sono già, cioè voglio dire l'immobile, le ZTL, cioè strutture che ci sono già e che non costano cifre faraoniche. È diverso perché a noi non piace l'idea della museificazione della città che si potrebbe avere chiudendo a isole la città, soprattutto la piazza, e non abbiamo interessi terzi se non il bene della città. Abbiamo riassunto così in divulgativo, democratico e diplomatico, perché secondo me, secondo noi scusate, il punto di partenza, noi abbiamo sempre parlato di Venezia come patrimonio dell'umanità, come città UNESCO, come mille cose, però alla fine non ci rivolgiamo mai al mondo, perlomeno non lo facciamo nella maniera corretta, quindi dovremmo pensare che se Venezia è patrimonio dell'umanità, il mondo, i turisti sono dei cittadini non residenti, dove il veneziano è il custode, non nel senso di bidello, perché qualcuno mi aveva un po' criticato, cioè è il custode fattivo che dovrebbe seguire e organizzare la città, perché è uno dei nostri problemi. Ogni volta che si parla di Venezia, spesso nel male, i giornali prendono qualsiasi notizia eccetera e la sparano sulle loro stampe, per cui qua sarebbe la parte divulgativa. Abbiamo quindi la fortuna appunto che per importanza artistica e rinomanza internazionale abbiamo il respiro di una metropoli, pur essendo un villaggio, come ha detto Fabio, di 55.000 abitanti. E quindi perché non usare quello che di solito i giornali usano in negativo per andare in positivo? Possiamo ribaltare la faccenda usando questa nostra dote, per cui iniziamo a interpellare il mondo e a informarlo, perché è una cosa che non è mai stata fatta. Cioè si parla ma non si dice mai quali sono i veri problemi, presentandoli con un libretto, questi sono i problemi del mondo, cosa ne pensate? Cioè interpelliamoli, è ovvio che noi abbiamo voce in capitolo, però il mondo deve essere informato, perché se no, se tu gli dici voglio soldi per questo, voglio questo per l'altro, la gente non può essere felice, si sente esclusa. Se tu volessi andare a Berlino e ti dicessero no, non entri, e come reagiresti? Ti seccheresti, ed è esattamente quello che avviene sui giornali esteri quando vengono fuori discorsi di limitazione ai numeri, con l'idea delle sbarre. Si possono fare, ma in altra maniera. Quindi questa è la parte divulgativa. Dopo abbiamo, io dico, democratico, proprio perché vogliamo confrontarsi con queste persone e quindi magari attraverso una fase sperimentale trovare una soluzione di compromesso, dire soluzioni indolori non ce ne sono, però si può provare. Adesso forse ci possiamo curare, anche se siamo oltre ogni limite, ancora con l'aspirina. Dopo forse c'è il chirurgo e poi c'è la cassa da morto, non possiamo continuare in questa maniera, quindi sarebbe interessante veramente correlarsi con gli altri, perché il mondo a questo punto dovrebbe darci una mano, non in denaro, una mano di aiuto, vi capiamo, sì, è vero, c'è questo problema. Diplomatico, perché abbiamo già visto, non cito i nomi perché sembra che mi voglia creare inamicizie, quanto gli altri progetti di altre persone abbiano irritato il mondo, perché è proprio questo il discorso. Ti chiudo la porta, no, caspita, mi fai... Perché me lo fai? Questo non deve accadere, perché bisogna spiegare realmente qual è la situazione. Se si continua a non decidere non lo so dove andremo a finire. Per cui il nostro piano è molto veloce, si sviluppa in due fasi. Quella che vi riassumevo prima, che è la divulgativa, chiaramente deve avere una base. È chiaro che io non posso andare a parlare con un cittadino qualsiasi di New York o di Bombay, però posso parlare con gli organi di stampa, e questa è una cosa che effettivamente potrebbe fare il nostro sindaco se ne avesse la voglia. Quindi, visto che gli articoli arrivano dal Wall Street Journal, arrivano dal New York Times, arrivano dalle Figaro e da tanti altri giornali, potremmo noi una volta tanto rivolgersi a loro. Quella è la prima fase. L'altra, che dovrebbe andare in contemporanea, è quella di sfruttare e usare le innumerevoli, ve lo dico io perché le ho cercate, c'è una lista così in internet di associazioni culturali che lavorano su Venezia. Sono tutte no profit, hanno quasi tutte sede a Venezia, hanno un referente veneziano, vi cito, l'avrete sentita, Venice Peril Found, Venice Heritage, ce ne sono tante, tantissime, e queste sono il nostro interlocutore ideale, perché queste sono persone innamorate della città e che potrebbero spiegare al mondo che cosa sta accadendo, perché se no, ripeto, abbiamo l'effetto di rifiuto e quindi siamo passati in fase. Quindi, seguendo un po' il discorso di Fabio, ci ritroviamo in una pianificazione dei flussi che è legata per forza a un numero di presenze, perché lui l'ha evidenziato in maniera catastrofica. Forse si potrebbe essere più elastici, perché quei numeri tante volte si può anche ottenere qualcosa. Potremmo considerare che una volta eravamo 175.000 abitanti, quindi forse qualche ospite in più ci potrebbe stare, ma non è che si possono fare miracoli. Per cui a questo dobbiamo aggiungere tutto quel discorso che è stato fatto prima, lunghissimo, l'aiuto al commercio legale e sostenibile, perché inevitabilmente il turismo di massa è quello che è la benzina, va a riempire queste cose qua, dove viene venduto il contraffatto, dove si vendono i vetri di Murano che non sono di Murano, che tutti sanno da dove arrivano, eccetera. Per cui, anche se il discorso prima è stato molto lungo, perché anche a carattere nazionale, è importantissimo, perché è là che va stroncata la filiera. Cioè, non è tanto andare a controllare il deposito degli hangar che hanno i cinesi a Padova, che forse molti veneziani sanno esistere. Sono tante le filiere, non arrivano solo da un punto, arrivano da tanti. Per cui questa era l'idea. Quindi la cosa diversa era quella di stare un collegamento con il mondo che finora non è mai stato fatto. Quindi a parte quindi la parte divulgativa, andiamo al lato pratico. Noi pensavamo di andare avanti con un'idea che l'avevamo chiamato ZTL Revolution, così un po' per ridere, poi dopo è diventata il suo titolo. ZTL Revolution, che è il lato pratico, che vede una modulazione sulle ZTL che sono quindi, come vi dicevo prima, già esistenti, e quindi chiaramente andranno modulate riguardo a un turismo pendolare e a un turismo non pendolare, per cui le tariffe probabilmente vanno su e giù a seconda anche dei periodi dell'anno, degli afflussi, eccetera. Per cui noi pensavamo questa modulata con l'immob, che è una cosa che abbiamo già, piaccia o non piaccia, ha un microchip dove si possono caricare tutte le cose che vogliamo, cioè benefit, non benefit, scontistica, eccetera. Quindi non chiediamo altri soldi, non serve fare chissà cosa, abbiamo già i varchi che controllano praticamente la quasi totalità del territorio. Mi dispiace dirlo, Fabio ha ragione, il buco nero restano le ferrovie, però ci potrebbe essere la possibilità di andare a dialogare o con Trenitalia oppure tramite il governo, insomma, a vedere. Però diciamo che è un'ipotesi aperta, della quale anche so che qualcuno dei nostri si stava interessando a Roma. Quindi vi dicevo della ZTL Revolution, che pensavamo potesse essere per nottanti oltre i 3 giorni con tante facilitazioni, perché il punto è che noi abbiamo una permanenza media tra l'alberghiero e il paralberghiero, quindi ci metto dentro bed and breakfast apertamente in affitto, intorno ai 2 giorni. Per cui noi dovremo tentare, siccome quello è il turismo ricco, quello che ama la città, quello che la vuole respirare, vivere, quello che poi va, come ha detto Fabio, a comprarsi anche un panino, va, cioè panino nel senso dal panificio, non il panino nel bar. Quindi è un turismo ricco e che porta qualcosa alla città, quindi noi dovremo tentare di spostare questo 2 giorni medi di permanenza il più possibile verso i 3, i 4, tenendo conto che 4 sia un sogno, ma comunque sarebbe già un'idea. Quindi pensavamo di sviluppare queste scontistiche sulle ZTL proprio su da chi sta più di 3 giorni, che godrà di moltissimi vantaggi, da chi sta di meno di 3, e quindi parliamo sempre di tutta gente pernottante che quindi ha prenotato, e poi andiamo alla fascia che è quella più problematica, cioè i pendolari che avevano pensato di fare pendolari prenotanti, perché il sistema c'è ed esiste, che potrebbero avere anche loro, perché il punto grosso è sempre far vedere alla gente che qualcosa si dà, non si chiede e basta quel piattino, se la facciamo la stessa figura che hanno fatto tutti i sindaci precedenti, si va a vendicare e basta, vogliamo soldi. Ecco, va bene, forse anche li vogliamo, ma con una motivazione intelligente. Quindi, se tu accetti di venire a un certo periodo dell'anno, il 1° di agosto, ragazzi, siamo in overbooking, come ha detto il professore, però se mi venissi il 5 di settembre, quando sono finite tutte le manifestazioni, potresti avere delle scontistiche sui negozi, varie cose insomma che si sono studiate, magari le presenteremo, non so, tra un mesetto o più avanti. Quindi pendolari prenotanti, e restano i pendolari non prenotati, che sono la nota dolente. Quindi, vincolando a un numero massimo di presenze, ci troveremo in una situazione dove lo studio di sicurezza di Fabio Carrera darebbe degli input dove agire, perché se no ci direbbero sempre che è anticostituzionale, che è questo, che è l'altro, quindi se usiamo strumenti già esistenti, sì. Perché te la passi a te, te la passo. Sì. Va bene. Grazie. Passiamo a Fabio. Allora no, anche lo so, i tempi sono davvero andati troppo oltre. Questa proposta è così abbozzata, una parentesi, proprio perché vogliamo rimandare la discussione, la spiegazione anche di questa proposta, che è un pochino più complessa e organica, e poco più avanti, dove noi presenteremo proprio questa proposta, naturalmente aperta al pubblico, raccogliendo anche l'invito del professor Carrera a confrontarci con tutti. La nostra proposta non è assolutamente in ogni modo in contrapposizione con le altre, ma anzi è partita dalle altre proposte che sono state fatte tutte molto bene e rispecchiano l'amore per la città di tutte queste associazioni. Quindi noi le ringraziamo, noi siamo partiti proprio da questi dati. Io volevo solamente declinare al tema del commercio la nostra proposta. Ci sono due piccole anticipazioni che voglio farvi qui, che sono il buono artigianato, che praticamente è un buono che viene corrisposto al turista che pernotta a Venezia, pagando la tassa di soggiorno gli viene corrisposto un buono di uguale valore, da poter spendere solamente nelle botteghe di artigianato locale, vero e garantito dal comune. Questa è un'idea che mette insieme appunto questi due temi, il turismo e il commercio, perché la sostenibilità si deve declinare in tutte le forme, non può certamente essere risolta per settori. Quindi questa è una forma che sarà finanziata, perché questa è una mancata entrata naturalmente per il comune, ma sarà finanziata appunto dal turismo pendolare, soprattutto quello che non prenota e registra la propria presenza. Io non vado oltre perché ci sarebbero altre cose che avrei dovuto dire, ma siamo andati davvero oltre. Voglio lasciare la parola a voi che avete prenotato l'intervento. Grazie. Minuti, allora per favore mi avvisate quando ho finito il primo minuto, non voglio fare più di 3 minuti. Io sono Paolo Lanapoppi di Italia Nostra. Noi da sempre abbiamo studiato questo problema, grazie a Fabio per il meraviglioso, incredibile e insostituibile lavoro che sta facendo. Andate a guardare questo dashboard quotidiano, perché ogni giorno è una sorpresa nuova. Noi abbiamo fatto come Italia Nostra delle proposte concrete per la gestione dei flussi turistici. Le ho qua, abbiamo consegnato questo malloppo alla Borletti Guitoni, sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali, lo stiamo presentando all'assessore Mar, che non vuole riceverci, ma continuiamo a dire che vogliamo parlare con lei, e si articola in 3 momenti. Quindi ecco i miei 3 minuti, però lo dirò tutto in 2 e mezzo. Primo riguarda la divisione che ha fatto Carrera, che fanno tutti i turisti fra pendolari e pernottanti. Supponendo che sul pernottante a questo punto non si possa incidere, perché non sarà difficile far chiudere gli altari che già esistono, si può però lavorare sui pendolari. E sui pendolari noi da tempo diciamo una grande parte dei turisti pendolari sono quelli che vengono in gruppi organizzati. Su questi si può incidere facilmente, perché sono riconoscibili, perché arrivano tutti insieme, perché arrivano via agenzia, non sempre. Deve raddrizzarlo così. No, verso di lei. Ecco, arrivano via agenzia, le agenzie sanno che se non sono prenotate non possono arrivare, non saranno ricevute. Allora prenotano in anticipo, perché loro arrivano tipo dal Lago di Garda, sapete c'è una giornata un po' con un po' di nuvole e l'agenzia dice escursione a Venezia 15 euro, e vanno, si prenotano, però se sanno che non c'è posto non possono venire. Questo vuol dire porre un limite? Questo ridurrebbe, sì, c'è una quota. Quale sarà la quota di pendolari? Se noi guardiamo i conti di Fabio sarebbe zero, e anche se guardiamo i conti di Paolo Costa fatti nel 1988, perché lui dice 12 milioni all'anno, ne abbiamo 30 milioni. Fabio dice 27, ma io so che sono 30, li ho messo nel libretto di Caro Turista che forse avete visto. Boh, primo minuto, secondo minuto. No, questo sarà ancora più breve, no, ma la cosa dei pendolari è importante perché è controllabile, è l'unico modo, non possiamo mettere alla stazione i vigili che dicono tu non hai prenotato, torna in treno, vai a casa, però possiamo farlo per i gruppi organizzati, sono loro stessi che non verranno se non hanno prenotato. Secondo, i bed and breakfast. Noi proponiamo che sia fatto anche a Venezia quello che è fatto in molte città turistiche degli Stati Uniti, in Florida e ultimamente a San Francisco, cioè si dice tu vuoi affittare il tuo appartamento a turisti, bene, lo puoi fare per 90 giorni all'anno, oltre i 90 giorni non puoi. Allora si fa un conto, diciamo, di convenienza per il proprietario. Lui dice boh, io prendo 100 euro al giorno, per 90 giorni sono 9.000 euro, però devo pagare l'agenzia, devo lavare le lenzuola, devo pagare la luce, l'elettricità eccetera. Allora mi conviene forse affittare l'appartamento a 700 euro al mese a dei residenti che mi danno 8.500 euro all'anno. Allora a questo punto possiamo avere qualche speranza che veramente queste case ritorneranno ai residenti. Trovo che sia molto realistico, lo fanno, ripeto, a San Francisco, hanno appena perso un referendum dove volevano portarlo da 90 a 75, ma i proprietari di case in blocco, sostenuti anche da Airbnb, hanno fatto tanta pubblicità che alla fine il referendum non è stato approvato, però hanno comunque 90 giorni di vita. L'ultima cosa, e con questa ci rivolgiamo allo Stato, è, sapete che lo Stato ha appena promosso l'Art Bonus, cioè una esenzione fiscale per le persone che fanno dei regali, delle donazioni a musei o per il restauro di opere pubbliche. Noi proponiamo che ci sia un Venice Bonus, un bonus Venezia, con degli incentivi fiscali per affittare a residenti. Che ci sia prima cosa, incentivi fiscali perché affitta ai residenti, è una legge nazionale, si può facilmente fare. Anche qui si punta un po' sul vantaggio della persona, il proprietario di casa farà i suoi conti, dobbiamo mettere in condizione di guadagnarci affittando piuttosto ai residenti che ai turisti. Poi ritorniamo all'aiuto per l'acquisto di case per persone che vanno a risiedere. Si può dare un aiuto del 20% governativo per chi acquista una casa, specialmente le giovani coppie. E poi abbiamo altri tipi di incentivi fiscali, e li abbiamo menzionati tutti in questa proposta, altri incentivi fiscali per esempio per i giovani che vogliono aprire delle aziende o dei negozi a Venezia, se sono negozi di un certo tipo. Cioè, insomma, incoraggiare anziché soltanto reprimere. vi invito a guardare questa proposta, la trovate tutta sul sito web di Italia Nostra, che è facile trovare, Italia Nostra Venezia, andate con Google, lo trovate subito, è aggiornato ogni giorno, sono io che lo aggiorno tra l'altro, perché me lo pubblicizzo sapendo che merita guardarlo, e c'è anche il link con il dashboard di Carrera che vi dice ogni giorno quante persone stanno in aereo per atterrare oppure per decollare e quanta gente c'è nelle navi che arriva. Grazie mille e seguite Italia Nostra, stiamo lavorando tanto per questo. Roberto Boen? Sì. Buongiorno, leggo così faccio più veloce. Io sono Roberto Boem e qui rappresento il consorzio Turive, cioè Turismo Ricettivo Veneziano, cioè il consorzio delle principali agenzie incoming locali. A noi il problema della legalità sui flussi turistici e flussi turistici stanno molto a cuore, essendo questi argomenti vitali per le nostre attività. Posso affermare che le nostre aziende consorziate rappresentano su Venezia un buon 60% del turismo organizzato e direi un 70% del turismo legalizzato. Per un'analisi obiettiva e forse più pragmatica, non così scientifica come ha fatto il mio amico Fabio, tra l'altro bellissimo, dobbiamo distinguere diverse tipologie di turisti. I turisti quelli individuali, quelli con i gruppi organizzati, congressisti, attualmente un settore abbastanza marginale, ed escursionisti giornalieri provenienti dalle varie località limitrofe come gruppi non organizzati. Questi ultimi, escursionisti e gruppi non organizzati, sono quelli che realmente creano il problema. Per la gestione di flussi turistici abbiamo sentito già varie proposte che, a nostro avviso, essendo non sul campo come lo siamo noi, e perciò organizzati ad operare in un modo realista e non su tesi e ipotesi, non ci sembrano proprio idonei per risolvere questa questione. Cioè sono tutte quante belle idee che vanno condivise e vanno discusse, come diceva Fabio. La nostra proposta sui flussi prevede accessi diversificati in città, dei terminal come alle Zattere, San Giobbe, Fondamente Nuove, Sant'Elena, ferrovia, forse anche il porto, che fungano da destinazioni in città sulla base della provenienza dei turisti, ovvero Porto, Rimini, Chioggia potrebbero arrivare alle Zattere, Iesolo, Cavallino a Sant'Elena o Fondamente Nuove, Mestre potrebbero arrivare a San Giobbe. Un inciso: per evitare la ZTL e per evitare tutti i problemi che i gruppi meno organizzati hanno o avrebbero, scelgono di andare a Mogliano. A Mogliano lasciano lì il pullman, non pagano la ZTL, prendono il treno e arrivano a Venezia. Per cui noi, tutto il turismo che ci arriva con il treno, sì, sono turisti pendolari, sono turisti individuali, ma sono anche tantissimi turisti che vivono, che dormono nelle zone limitrofe, nelle periferie, e creano problemi sulle linee e creano anche, ci manca questo dato su quel tipo di turista che non è da meno. In pratica tutti i gruppi preorganizzati attraverso i tour operator o costituiti la mattina stessa nelle località limitrofe, Iesolo, Rimini, Lago di Garda, dai vari trasportatori che arriveranno nei terminal preposti, dovranno presentare un documento che attesti la legale prenotazione anche di altri servizi in città, quali guide, ingressi a musei, ristoranti, eccetera. Tutti quelli che non dispongono delle prenotazioni di servizi in città saranno tenuti a pagare un fee per usufruire dei servizi minimi indispensabili, quali bagni pubblici, rifiuti e trasporti pubblici specifici. Questo forse potrebbe essere esteso anche ai turisti individuali. L'approccio nostro è quello di avere un turismo organizzato, che sia organizzato al 100%. Il diritto di entrare in città è comunque garantito a tutti, ma questi ultimi avranno maggiori difficoltà rispetto a chi prenota con anticipo alcuni servizi. Suggeriamo inoltre di limitare il turismo di massa nei mezzi pubblici in Canal Grande. Questi utilizzano le linee pubbliche come un tour, Del resto è certamente il modo migliore per ammirare le bellezze del canale, se poi sono seduti anche a prua niente di meglio. Proponiamo che la linea 2 vada via Canale della Giudecca, mentre l'1 rimanga esclusivamente per i residenti, pendolari e turisti con prenotazioni alberghiera. Comunque per i pendolari verranno organizzate corsi supplementari lungo la direttrice Santomari Alto Piazzale Roma durante gli orari di punta. Un altro argomento importante per la gestione di flussi è destagionalizzare il turismo, cioè incentivare i futuri visitatori con offerte stagionali attraverso promozioni su prezzi di musei, mezzi pubblici di linee, gondole, taxi, eccetera, come già avviene con gli alberghi che offrono prezzi differenziati in base al periodo di visita e data di effettuazione della prenotazione. Qui molti possono essere anche in disaccordo, però crediamo che per alcuni periodi dell'anno, piuttosto che rimanere vuoti o senza clienti, sia comunque meglio abbassare i prezzi. Un passo anche sulle contraffazioni. Le contraffazioni non sono riferibili solo alle merci, ma anche ai servizi. Qui a Venezia di esempi ne abbiamo a volontà, anche se i non addetti ai lavori non lo sanno, ma le masse incontrollate che intasano la città sono per lo più frutto di organizzazioni straniere, nella maggior parte cinesi o coreane, o di sedicenti associazioni culturali, le quali non si avvalgono di professionisti abilitati, contribuendo ad un aumento esponenziale del sommerso o quantomeno di un mancato versamento IVA per quelle società con sedi offshore. Noi crediamo che applicando quanto esposto così in maniera breve e forse anche un po' superficiale, aumenti la trasparenza e cali la possibilità di sommerso con maggiori introiti per gli enti preposti e più vivibilità per noi cittadini. Ecco, grazie. Guido Lion. Di solito non ho bisogno perché parlo a 50 persone normalmente. Io non ho proposte. Non sono qui a cercare di regolare i flussi turistici, ma a riportare alcune criticità. La locandina del Movimento 5 Stelle parlava di turismo sostenibile, contraffazione, legalità. Secondo me manca un verbo essere. Il turismo sostenibile è legalità, non c'è alternativa. Qui non si discuta, non c'è margine di dubbio. E passo ad esporvi alcune criticità. Prima di tutto però io sono un cittadino veneziano, che io faccia la guida turistica, che abbia gli incarichi a livello nazionale e europeo non ha nessun invalidore in questo caso. Io come cittadino veneziano vi riferisco la mia situazione e le criticità della nostra professione che sono quelle della città in definitiva. Allora, devo riferirmi a tre livelli, quello europeo, quello nazionale e quello cittadino. In questo caso vi prego di darmi un'apertura di credito. Noi siamo coloro che possono canalizzare i turisti residenti o stanziali sia nella città per meno impattare la vita quotidiana del residente e anche in caso di, abbiamo visto, criticità, nel senso che avessimo bisogno di evacuare, noi sappiamo dove portare. Qualcun altro non lo sa fare e sarebbe anzi di ostacolo, allora gli 8 minuti diventano 4. Si dimettano immediatamente. Quindi a livello europeo questo non interessa, perlomeno in questa fase. Ci sono due direttive europee che ci riguardano, quella delle professioni e quella dei servizi. Attenzione, professioni. Cosa si è deciso? Devo essere tecnico in questo momento. La direttiva 36 è stata rivista, anzi si vorrebbe modernizzata con la direttiva 55. Cosa si dice? Che chi ha fatto per almeno un anno, nell'arco degli ultimi 10 anni, una professione, può svolgerla senza bisogno di farsi riconoscere alcunché. Voi salireste su un aereo in cui il pilota ha fatto il pilota un anno, magari quando era militare negli ultimi 10? Ah, mi direte, vabbè, ma la sicurezza non è in gioco. La medicina, ad esempio, ha in questo senso una, si chiama settorialità. Ma in realtà cosa succede? Che se il controllore di volo, ad esempio, ha fatto il controllore di volo un anno, che so, in Polonia, nell'arco degli ultimi 10 anni della sua vita, e magari l'avevano cacciato, può fare il controllore di volo da noi però. E questa è la direttiva europea. Allora, questa è quella sulle professioni, quella sui servizi è ancora peggio se volete. Ricordate tutti quanti l'effetto Bolkestein, cioè che poi non si vuole più chiamare così, ma la direttiva è sostanzialmente quella. Si diceva, l'idraulico polacco lavorerà in Francia pagato da una ditta inglese. Benissimo, con lo stipendio polacco naturalmente. Cosa succede nel settore turistico? La guida turistica della Slovenia, dove si diventa guida turistica abilitate nell'arco di un weekend, lavoreranno per una ditta, un grosso duro parente tedesco piuttosto che inglese o olandese, in Italia pagato con la tariffa della Slovenia. E già succede, perché se andiamo a vedere l'elenco delle libere prestazioni di servizi, così si chiamano, al primo posto sono gli sloveni. Gli sloveni vengono in Italia e fanno tutta l'Italia. Naturalmente in questo caso, diciamo, il problema principale è sì la sicurezza, la viabilità e quant'altro, ma anche le informazioni trasmesse, perché signori, li abbiamo sentiti, li conosciamo. Noi sappiamo che ad esempio viene presentata la Basilica di San Marco come San Marco Polo dei cinesi. Io non parlo cinese, però San Marco Polo non significa nient'altro che quella è San Marco Polo. Di fronte ai tedeschi, la sede della Gestapo già nella seconda guerra mondiale. Perché? Perché i russi, l'unica cosa che associano i tedeschi è Stalingrado e quant'altro, quindi evidentemente ci sono delle criticità. L'Italia, oltre a recepire le due direttive che stanno lavorando sulla 55 come sanno i parlamentari, in realtà ha fatto di peggio, cioè con la legge cosiddetta europea del 2013, la legge 97, hanno detto che l'attività di guida è libera su tutto il territorio nazionale, quindi chi ha passato l'abilitazione in Molise e saputo sul nostro marsicano, e tanto di rispetto, guida agli Uffizi a Pompei, al Museo Egizio di Torino e in Piazza San Marco. Allora, torniamo a Venezia. Noi vorremmo che ci fosse il rispetto della legalità e questo impatterebbe immediatamente su quello che è il turismo sostenibile, cioè la sostenibilità da parte dei cittadini residenti delle masse che provengono. Noi abbiamo valutato che per una guida al lavoro, ne siamo 250, noi guidiamo nei musei, in questo senso ci vedete anche la strada ovviamente, ma non siamo quelli con gli ombrellini, abbiamo un badge e lavoriamo essenzialmente nei musei e trasmettiamo in maniera corretta la città, perché la prima forma di tutela di una città è la sua corretta presentazione. Se andiamo a dire che tutto quello che c'è in Piazza San Marco è stato rubato in Croazia, cosa che viene detta regolarmente, perché quella è pietralisti, e quindi o che Tiziano era sudtirolese, certo è nato a Pieve di Cadore, però da questo farlo diventare, come sono vestito io quest'oggi in omaggio, da sudtirolese, la cosa non ha nessun senso, no? Allora, torniamo alle cose, noi abbiamo valutato che per una guida al lavoro ce ne sono almeno 5 che esercitano abusivamente, già questo sarà una forma di controllo, e ripeto, sia l'Europa che l'Italia lavora su dati di guida abilitate in altra forma, in altri paesi, in altre località, mentre invece, in ogni caso, non stiamo parlando dell'abusivismo che è totale e indistinto. L'ultima cosa, e concludo con questa, il fenomeno dei free tours. Sul web, sulla rete, c'è chi ogni giorno raccoglie dai 50 ai 200 soggetti, turisti, che dalla stazione ferroviaria girano in città con una persona non abilitata che alla fine dice vi è piaciuto? Sono qui per la mancia, quindi nessuna tariffa, evasione totale dal punto di vista fiscale e contributivo, e si fanno pagare con la mancia, e questo qui è il futuro. Cosa volete? Che nel mondo globalizzato del turismo, chi manda dall'Australia, dal capo del mondo, dei turisti in città, cosa gli interessa della sostenibilità nostra? Soprattutto se ha già venduto questa cosa, stiamo già vendendo il 2018 nel mondo turistico, non il 2016, il 2016 è passato, il 2017 si stanno chiudendo i contratti, il 2018, e questo, ripeto, riguarda sia il tour operator a cui ha fatto riferimento l'amico e il collega Bohem, ma in realtà riguarda anche, ad esempio, tutto il mercato dei paesi in via di sviluppo. Da qui al 2030 la prima nazionalità che viaggerà nel mondo sono i cinesi, e si dice che soltanto il 10% dei cinesi, anche se soltanto il 10% dei cinesi viaggiasse, potenzialmente abbiamo 150 milioni di turisti che graviteranno in tutte le località del mondo, ma ovviamente a Venezia perché c'è la chiesa di San Marco Polo. Molto lunghi, io ho la signora ce ne ricattate, poi farei chiudere. La chiudo io. E poi... semplicemente ci sono due cose che mi stanno godendo da anni. No, va bene, non mi sentite più. No, vedere anche noi. Allora, sono quella del problema della residenza a Venezia e quella dell'abolizione delle licenze commerciali. Allora, io credo che queste due questioni siano fondamentali. Allora, io direi al signor Carrera, professor Carrera, che uno studio che mi piacerebbe fosse fatto, uno studio che facessero, sarebbe quello di andare a vedere quanti proprietari stranieri o non residenti, direi più che stranieri, quanti sono i non residenti che posseggono abitazioni a Venezia. Io, questo è un punto per me fondamentale, perché io conosco tantissime persone, no, tantissime, due di sicuro alla Giudecca, stranieri, inglesi per esempio, nel caso, che hanno comprato le case che erano per i veneziani, proprio di fronte alle case di costa, no? Agli appartamenti di costa, quindi, e che affittano a stranieri. Allora, questi sono soldi che vanno fuori dalla città e io sono stufa di sentir dire B&B, ma per fortuna certe volte mi viene da dire che le mie amiche affittano un appartamento col bed and breakfast, perché così allora i figli e le figlie restano in città. Il problema è la residenzialità. Bisogna essere residenti, bisogna fare delle leggi che vincolino, che rendano difficile a chi non è residente di acquistare. Esistono, o anche di prendere in affitto, esistono leggi nel Trentino Alto Adige, in Svizzera, che addirittura danno delle aree soltanto per i non residenti, che se vogliono comprare comprano solo là, lo dicono loro. Ho letto quest'estate che anche nel centro di Parigi stanno facendo delle iniziative. Insomma, delle cose si devono fare in questo senso, di popolare la città. E poi, quindi, uno studio che va fatto, secondo me, è proprio andare a vedere quanti sono i non residenti che sono proprietari di casa. Dopodiché vado a vedere chi li affitta, chi non li affitta, dove i soldi vanno, perché in Inghilterra gli inglesi possono andare a guardare nei conti dei loro cittadini, cioè nelle banche, posso andare a vedere, ma io so benissimo che si fanno dei bonifici all'estero e tutti questi soldi non compaiono nelle nostre casse. Quindi c'è tutta un'evasione di questo genere, ma non solo, poi bisogna fare le leggi per riportare la gente qua. Per i negozi non è vero che pullulano così, tanti chiudono anche, va bene? Proprio ieri parlavo con una signora che ha un'agenzia turistica e mi diceva: io sono disperata perché non so che cazzo fare, perché non ho neanche più i soldi per pagare i debiti che ho, perché non ci sono più i veneziani, la gente non va più all'agenzia turistica, un po' perché prende in internet, un po' perché tanto non ci sono i residenti, per cui non è vero, magari qualcuno si compra un panino in più, però altre attività chiudono e non vengono sostenute dal comune. E poi questa è una città storica, questa è città storica, non è centro storico, si deve smettere di chiamarlo centro storico, non è centro storico, va bene? E quindi è importante, perché questa distinzione è significativa. L'altra cosa, quando si fanno delle indagini si va ad un raggio di 50 km come minimo, per vedere dove sono gli alberghi, perché io per esempio quest'anno sono finita a San Donato di Piave perché la Turkish Airlines aveva annullato il volo e mi ha messa in un albergo a San Donato di Piave, perché non volevo tornare a casa quella sera, e loro hanno gruppi che arrivano, lavorano con la Turkish Airlines a San Donato di Piave. Quindi gli alberghi ad un raggio come minimo di 50 km e più, e cioè tutti lavorano intorno a Venezia, non è inutile guardare le case solo di Venezia. A me è nervoso perché Mestre è piena, perché è piena Treviso, adesso tutti quanti cercano di fare bed and breakfast dappertutto, lo sappiamo, per cui anche lì non è la questione delle ferrovie che non danno le informazioni, bisogna andare a vedere proprio gli alberghi e i bed and breakfast che sono in mezzo al Veneto. di fatto, adesso per carità io non ero mica una critica, sa? È che io sono anni che sto soffrendo su questa faccenda, non ne posso più. Allora io direi che bisognerebbe prima di tutto che tutti questi gruppi, tutte queste associazioni si mettessero insieme a un tavolo, una giornata di lavoro, confrontiamo le idee, cosa facciamo? Perché bisogna fare, non si può star zitti e basta. Grazie. Buongiorno, io sono Sara Risma e sono consigliere per il Movimento 5 Stelle qui al Comune di Venezia. Guardate, è scritto in grande ed è un foglietto. Allora, questo mio velocissimo intervento lo faccio soltanto per dare lo stato dell'arte per quanto riguarda i nostri atti, tutto quello che ci sarebbe da fare, le proposte, quello che stiamo facendo. Allora, questi atti che vanno appunto nella direzione del governo dei flussi. In base a questo noi abbiamo presentato due mozioni. Una riguarda il riordino della legislazione molto vecchia, più di 20 anni, sulla materia portuale. Questo status quo, cioè il fatto di non rifare un piano portuale nuovo, probabilmente agevola certi interessi piuttosto che altri, in quanto rifacendo un piano portuale anche il Comune di Venezia avrebbe la possibilità di incidere con nuove proposte e quindi con una nuova legislazione. E in questo senso questa mozione va ad impegnare il sindaco in materia per tutte quelle azioni che saranno tese ad ottenere il controllo e la gestione diretta di una porzione, oltre che di una porzione di specchio acqueo che va dalle rive. Questo appunto per poter meglio programmare i flussi per quanto riguarda tutti quei pontili di approdo, dove avviene lo sbarco dei lancioni, per esempio, di tutti quei taxi non di linea, cioè tutte quelle barche, per esempio quelli che vediamo, quei simil taxi con noleggio con guidatore, che adesso sono sotto, che in questo momento vanno in questi determinati approdi, che però sono stanziati in spazi acquei ancora sotto le cifra del porto. Ecco, allora la prima mozione è quella appunto che richiede la giurisdizione Comune di Venezia anche di una parte di specchio acqueo. L'altra mozione invece riguarda una porta d'acqua nelle vicinanze di Tessera, in Laguna Nord, anche questo per poter meglio, che andrebbe sotto giurisdizione del Comune di Venezia perché ancora sua area comunale, visto che Tessera non è più area del Comune ma è area statale sotto l'ENAC, e questa qui potrebbe servire anche con un piano particolareggiato che già è stato discusso e già è stato in delibera, è stato approvato dalle giunte e anche dai consigli comunali precedenti. Anche questa area potrebbe servire a dare uno sbocco e un'organizzazione di flussi in entrata da altri posti che siano diversificati, come appunto parlava prima il signore di Turive. Questo perché? Perché Tessera appunto non è più sotto la competenza del Comune e tutte le linee che arrivano a Tessera sono private, non c'è più ACTV che arriva ma c'è Ali Laguna, ci sono taxi. Allora noi chiediamo un'ulteriore possibilità per avere un collegamento fatto da ACTV e quindi direttamente sotto la competenza del Comune. Ecco, grazie. Grazie. concludo ringraziando tutti gli intervenuti. Sicuramente gli argomenti sono tanti, sono complessi, sicuramente ci saranno altre occasioni per confrontarci e sicuramente va accolto e accogliamo l'invito di metterci attorno a un tavolo e cercare di unire le forze per trovare delle soluzioni per questa città. Ringrazio tutti e buona giornata.